Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 21 a 30. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: Vuole forse uccidersi dal momento che dice, dove vado io, voi non potete venire. E diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora, Tu chi sei? Gesù disse loro, proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. E che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore. Continuiamo questo capitolo 8 di Giovanni. Contemplando, diciamo, delle controversie tra Gesù e, diciamo, i giudei, i farisei e gli scribi, tutti quanti. Nel brano di stamattina, e come negli altri brani, la domanda fondamentale è l'identità. L'argomento, vorrei dire, è l'identità di Gesù. Tu chi sei? Tu chi sei? Da quando Gesù ha cominciato il suo ministero, diciamo così, la sua identità rimane misteriosa. I giudei, i farisei, tutti quanti cercano di sapere, ma questo uomo chi è veramente? Non riescono a percepire, non riescono a comprendere quello che lui è. Non riescono. Perché non riescono? Perché giustamente non credono che lui viene dal Padre. Il cuore loro rimane indurito. Gesù si presenta, io sono. E tu chi sei? Io sono. Anche lì rimane sempre misterioso, ma io sono, ma che significa, che vuol dire? Allora, quando andiamo nell'Antico Testamento, vi ricordate al rovetto ardente, no? Nel libro dell'Esodo, quando Mosè si avvicina al rovetto, Dio si presentò dicendo, io sono colui che sono. E nel percorrere le pagine, diciamo, del Nuovo Testamento, Gesù ha assunto questo nome. Io sono pane di vita, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono pane di vita, io sono l'acqua viva, io sono, io sono, io sono. Allora, solo Dio che si proclama con questo nome, io sono. Io sono significa colui che non ha fine, né origine né fine. Esiste in eternità, esiste per sempre. Allora, Gesù dicendo così, invitava i suoi a capire che lui viene da lassù e lui stesso l'ha detto nel Vangelo. Io non sono di qua giù, di lassù. Io non sono di questo mondo perché voi appartenete a questo mondo. Dunque Gesù cerca di spiegare che lui non appartiene a questo mondo, viene di lassù, dal Padre suo. E ciò che fa è ciò che ha imparato dal Padre suo. Ecco, dunque Gesù cerca di fare capire a questi farisei che lui è il Messia, lui è figlio di Dio. Allora, come per concludere il suo argomento, dice, ok, voi mi capirete quando il figlio dell'uomo sarà innalzato, come il serpente che abbiamo visto nella prima lettura. Hanno innalzato il serpente e chi guardava il serpente era guarito dalla malattia, dai morsi, diciamo, del serpente.
Allora Gesù invita anche questi farisei a capire che voi mi conoscerete quando sarò innalzato. Non dice lui, però parla il termine il figlio dell'uomo, come il profeta Daniele, no? Quando il figlio dell'uomo sarà innalzato. Ecco, perché tutto si capirà sulla croce. Senza la croce Gesù rimarrà sempre misterioso e la sua identità rimarrà misteriosa, ma sulla croce tutto sarà chiaro perché proclameranno: ah, questo era veramente figlio di Dio. Ecco, dunque carissimi, e allora Gesù, visto che c'è questa incredulità dei farisei, ha detto: morirete nel vostro peccato. E il peccato di questi farisei qual è? Non credere in Gesù Cristo. Carissimi, penso che Gesù sta rivolgendo questa parola a ciascuno di noi. Moriremo nel nostro peccato, dimenticando Cristo, abbandonando Cristo e non credere in Lui. Solo Lui che ci può dare la vita. Chiediamo allo Spirito di aumentare sempre in noi la fede, perché al di fuori di Cristo non c'è vita, solo Lui che dà vita, perché è vita, via e verità. Allora invochiamo sempre, continuamente, senza stancarci, lo Spirito per aumentare in noi la fede. Solo con Gesù noi avremo la vita e la vita in abbondanza, la vita eterna. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre e benedica tutte le vostre attività.